A Palazzo Zimbardi un convegno sul modello imprenditoriale delle piccole e medie imprese. Presidente Podestà, ruolo delle piccole e medie imprese italiane, lombarde e milanesi per superare la crisi. Beh, è un ruolo fondamentale perché il nostro tessuto imprenditoriale è soprattutto fatto da piccole e medie imprese. Questa è una realtà che ci accomuna la maggior parte dei paesi europei. Consideriamo che in ambito europeo, Europa di 27 paesi, il 99% delle imprese rientrano nel termine di piccola e media impresa. Le nostre sono particolarmente piccole, noi abbiamo una media di circa 4 addetti, quando la media europea è di 9 addetti per quanto riguarda le piccole e medie imprese. E questo è dovuto a diversi fattori, uno dei quali è anche la difficoltà a crescere dovuta alla sottocapitalizzazione delle nostre imprese. Però al di là di questo vi è un dinamismo, vi è una flessibilità, vi è una capacità di risposta alle mutazioni del mercato che danno alla microimpresa un ruolo particolare proprio perché riescono ad adattarsi, a trovare spazi di mercato, a sfruttare anche la capacità di innovazione che giorno dopo giorno all'interno dell'impresa stessa viene fatto. E il nostro obiettivo è quello di metterle in rete, di fare in modo che questa innovazione possa divenire patrimonio comune. Questo perché evidentemente vi sono fattori di moltiplicazione conseguenti proprio alle sinergie che si determinano dalla conoscenza e dalle relazioni. È ciò che anche questa mattina insieme alla comunità francese così importante e forte a Milano discuteremo insieme a esperti di questo settore. Prima di tutto vorrei ringraziare la provincia per aver aiutarci a organizzare questo convegno. E come ha detto il Presidente Podestà, che uno dei punti di forza del settore dell'economia dell'Italia sono le piccole e medie imprese. E per questa ragione che sono venuti di Francia circa 60 imprenditori francesi e quadri dei enti locali per capire il successo delle imprese piccole e medie in Italia. Siamo ammirativi del sistema paese Italia su questo livello delle piccole e delle medie imprese e abbiamo molto da imparare da voi. Grazie. Beh, la piccola e media impresa, come tutti sanno, è un punto di forza dell'economia italiana, è il sistema di imprese che ha consentito, assieme ad altri fattori, ma che ha svolto comunque un ruolo molto importante nel cercare di convivere con la crisi e di porre le premesse per il suo superamento. Questo grazie alle sue caratteristiche di adattabilità, di flessibilità, che poi diventano un asset molto importante anche per le imprese medio-grandi con cui le piccole si rapportano. Ma la piccola e media impresa lombarda e milanese non è solo un fattore di flessibilità per il sistema delle grandi imprese, è anche un sistema di imprese che vive di vita autonoma, molto proiettato all'internazionalizzazione, esportazione, ma anche attività all'estero, molto proiettato all'innovazione. Per cui si tratta non di imprese piccole perché condannate a questa dimensione da qualche oscuro sortilegio, bensì di imprese che spesso poi sono destinate a crescere e che comunque trovano in quella dimensione la ragione del proprio successo come impresa che cammina con le proprie gambe, vive sulla base delle proprie strategie e svolge un ruolo da protagonista. Che voi avete due volte in Italia il numero di piccole e medie imprese rispetto alla Francia. Noi siamo un paese di grandi gruppi con le qualità dei grandi gruppi, cioè potenza di fuoco eccetera, ma nello stesso tempo i limiti del grande gruppo, cioè in termini di reattività, in termini di innovazioni, in termini di fantasia. E quindi le piccole e medie aziende, imprese francesi sono decisamente dietro le vostre e quindi lo scambio è direi unilaterale, dobbiamo noi imparare.